Ciao Beppe. Ciao, ciao Giuseppe, come stai? Bene, grazie. Allora, io mi chiamo Giuseppe Sottile, sono candidato alla Camera con Fratelli d'Italia, sono un avvocato penalista, sono stato consigliere comunale a Barcellona Pozzo di Cotto, sono sposato, ho due figlie e sono anche un istruttore di arti marziali. Io sono Peppe Picciolo, potremmo fare affari perché ho due figli maschi e quindi potremmo anche raccordarci. Sono stato deputato regionale, sono un medico dentista, specialista in chirurgia orale, insegno all'Università di Torino, da cui sono in congedo. Da molti anni faccio politica per la sfortuna dei miei elettori e sono stato anche consigliere comunale a Messina. Io credo che noi siamo la forza politica che ha il programma più serio contro quelli che sono stati in questi anni gli sfracelli della sinistra, io ritengo, in tutti i settori. Io il Partito Democratico, perché votarlo? Il Partito Democratico è un partito che ha governato con serietà e rigore in questi ultimi 5 anni, portando in sicurezza i conti economici del paese, lasciati dai precedenti governi in alto mare. Vi ricordo che eravamo sull'orlo del baratro con un PIL a meno 2%, siamo arrivati adesso al 2017 con un PIL più 2%, quindi un prodotto interno lordo, la ricchezza reale del paese si è raddoppiata da meno 2 a più 2, abbiamo fatto tante leggi importanti per il territorio, in particolare per il sud e per la Sicilia. Che ogni giorno chiudono centinaia di imprese è un fatto che aumentano i disoccupati, è un fatto che centinaia di aziende delocalizzano e se ne vanno all'estero, è un fatto che arrivano ogni anno, l'ultimo anno nel 2017 sono arrivati più di 120.000 immigrati che non sappiamo sinceramente più dove mettere. In realtà il danno economico a questo paese, indipendentemente da chi l'avesse fatto prima del governo Renzi, poi diventato Gentiloni, è un danno enorme. Quindi è chiaro che il governo ha dovuto procedere a un riequilibrio dei conti, perché se no saremmo finiti fuori dall'Europa. Berlusconi aveva lasciato il paese sull'orlo di un baratro, un paese a trazione nordista, in cui lo sviluppo era soltanto nel nord-est e nel nord-ovest, in cui si fa la variante di Valico, la doppia variante di Valico, in cui si pensa al Mose, si pensa allo sviluppo economico, e al sud sono arrivate le bucce, o diciamo in siciliano gli scocci. Il governo Gentiloni ha portato 5 miliardi di euro di finanziamenti. 5 miliardi di euro, sono numeri, non fake news, 5 miliardi di euro di finanziamenti, non li vedevamo da 20 anni. Sul discorso dell'obbligatorietà dei vaccini credo di essere d'accordo, certamente ci sono delle distorsioni su cui bisognerebbe un po' riflettere, sento parlare di obbligatorietà del vaccino, posso essere d'accordo sul fatto che tu non puoi più andare a scuola, si obbliga il bambino addirittura di non poter andare a scuola se non fa il vaccino. Ecco, su questo magari una piccola riflessione la farei, per il resto credo che il vaccino debba essere, è giusto che siano obbligatori. In realtà sta dicendo una cosa giusta, sta dicendo che i vaccini sono obbligatori. I vaccini sono un atto dovuto, hanno creato negli anni benessere, hanno allungato la vita media delle nostre famiglie, hanno creato le condizioni perché i nostri figli non fossero più storpi, poliomielitici, malati, con gravi patologie, e la percentuale di incidenza delle patologie dimostrata scientificamente attribuibile alle vaccinazioni è davvero, dal punto di vista scientifico, irrisorio. Sono tutte chiacchiere senza riscontro. Allora, secondo me l'euro è stato un grande errore e adesso noi ci troviamo a pagare tutto questo, troviamo il potere di acquisto degli stipendi, perché vede, io sono libero professionista. Anch'io. Chiaramente adeguo per quello che posso le mie parcelle a quello che è il costo della vita, ma chi lavora, chi fa l'impiegato, questo non ha potuto farlo. E tutto questo chiaramente ha creato un problema, perché diminuendo il
il valore d'acquisto del singolo stipendio, dello stipendio che entra all'interno o degli stipendi che entrano all'interno di una famiglia, è chiaro che le persone si sono dovute, i consumi si sono inevitabilmente ritratti, è chiaro che l'economia ne ha sofferto. Sul tema del mancato controllo da parte dei governi dell'epoca. C'era Prodi all'epoca. Ecco, c'era Prodi, poi è venuto Berlusconi. Cioè, l'alternanza non può consentire oggi di poter giudicare chi abbia colpe e chi abbia ragione. Sicuramente la scelta dell'euro era una scelta obbligata. Cioè, oggi saremmo fuori dalla storia se non fossimo in Europa. Discorso diverso è il controllo sulla circolazione della doppia moneta. Quello fu un errore politico, quello fu sicuramente un errore politico perché in Inghilterra... A cominciare dalla contrattazione, fu assurdo, 1936. Il concambio, ma all'epoca i conti erano veramente disastrati. Se tu ricordi, in Inghilterra, dove sono usciti adesso dall'euro per loro scelte, sono pentiti, chiusi i suoi peccati, detto sempre siciliano, non lo so se sicuramente sono molto pentiti, questo sicuramente, anche perché avranno contraccolpi economici notevoli. Vedi che è mancata la catena di controllo. Se questo qualcuno si è arricchito, come dici tu, raddoppiando il costo di quello che prima costava la metà, sicuramente oggi dovremmo avere questo, che è un massimo contribuente dello Stato, e questo non è successo. Quindi abbiamo subito una doppia beffa: raddoppio senza avere utilizzo da parte dello Stato. Io non so se qualcuno si è arricchito, sicuramente assistiamo alla scomparsa della classe media, che una volta era la classe trainante. Bravo. E quindi aumenta sempre più. Aumentano sempre di più i poveri, il dislivello sociale, certo. Sempre più il dislivello, aumentano sempre di più i poveri, e questo ovviamente noi quando giudichiamo un evento lo dobbiamo giudicare dagli effetti. Ma secondo te l'Europa senza euro avrebbe un significato dal punto di vista politico, economico? Noi abbiamo la destra storicamente ha sempre portato avanti l'idea dell'Europa dei popoli. Con l'euro noi abbiamo dimenticato questa idea e portiamo avanti quella che è l'idea delle banche e dei grossi finanzieri. E questo è il punto. Se le nostre imprese partono dall'Italia, soprattutto dall'Italia, e vanno all'estero, ci sarà un motivo. Tu mi dicevi l'Inghilterra sono pentiti. A me non risulta che siano pentiti. Ma sullo Ius Soli io penso che le nostre posizioni siano divergenti, però ecco, io invito te, la tua forza politica, che tu rappresenterai, mi auguro, in Parlamento, a fare una valutazione di fondo. Oggi noi abbiamo presentato una legge di buon senso, condivisa da tutta la parte di mondo sociale, civile, che l'attende da anni. Abbiamo noi ormai delle persone che sono naturalizzate italiane, che sono nate in Italia, che vivono in Italia, ed è giusto che abbiano la pari dignità del popolo italiano, perché ormai sono italiani a tutti gli effetti. C'è un equivoco di fondo. Sembrerebbe che il nostro partito, il centrodestra in generale, sia contrario ad attribuire la cittadinanza agli immigrati. Non è così. Quando si parla di Ius Soli, in realtà si parla di un automatismo, cioè il fatto che persone che nascono in Italia automaticamente acquisiscono la cittadinanza italiana. Tutto quello che dici tu, io sono d'accordo. La gente che è integrata, la gente che vive, che lavora in Italia, può avere e che dimostra di volere la cittadinanza italiana, perché noi siamo d'accordo a questo. Chi si integra in Italia deve e dimostra di voler acquistare la cittadinanza italiana, deve avere la possibilità. Ma questa la legge già c'è. Il problema dello Ius Soli è un altro, perché lo Ius Soli invece attribuisce automaticamente la cittadinanza italiana a chi nasce sul territorio dello Stato e magari anche di passaggio, magari non gli interessa la cittadinanza. Ecco, io credo che invece... Ci sono una serie di paletti che, ma no, che sono, creano... Sono paletti che consentirebbero dall'oggi a domani a più di 100.000 persone automaticamente di diventare cittadini italiani. Io credo che sia giusto conferire la cittadinanza, ma conferirla a chi realmente si integra con la gente italiana. Non è che noi siamo contro la cittadinanza, per carità, chi è che viene in Italia e dimostra di voler, di sentirsi
parte della nostra cultura, della nostra economia e che accetti la nostra cultura. Ma ci mancherebbe altro. Perché il presupposto fondamentale ma mica la è che accetti anche la nostra cultura. Ecco. Mica è un atto obbligatorio. Noi siamo contro gli automatismi, ma non siamo contro la cittadinanza tutta. Lo diamo per questo scontato, ci mancherebbe altro. Che spesso viene... Ma credo che sia più una posizione politica che una posizione reale. E secondo me, a grandi linee, le nostre posizioni sono esattamente convergenti. Il primo atto da parlamentare è cercare di procurare, di reperire dei fondi per, come dire, dare una vivibilità alla nostra provincia. Questo è quello che mi sento di dire. La riforma della legge del Rio per la portualità, restituire l'autonomia portuale a Messina e Milazzo. Quella è una legge che va rifondata, è una legge che ha fatto il ministro Del Rio con l'appoggio del Parlamento nazionale, bipartisan, e che è una legge che va rifondata. Non fare più quei video del... ti dirò che questo video ha avuto 1.200.000 visualizzazioni. Sì. Il presidente Renzi ha detto che chiuderà la campagna elettorale con quel video alle mie spalle, perché è un video che dà coraggio, è un video che dà fiducia e viene dal contatto con il territorio che abbiamo noi. Io non te lo posso fare. La facciamo la strombazzata? Non la possiamo fare perché la metteranno poi loro. Io il consiglio che invece do a te è quello di... ragionare sempre, se possibile, con la tua testa e senza farti influenzare da norme, da regole di partito che come alla fine, visto, come l'ho visto e come hai visto tu, io anch'io, se devo criticare Del Rio, dico che Del Rio sarà stato un bravissimo ministro, non discuto, però a Messina non ha ascoltato la voce del popolo. Ecco, ascoltiamo la voce del popolo. Perché fino adesso, dobbiamo dirlo, i politici messinesi sono stati dei pessimi politici. Facciamo valere le nostre idee. Buon lavoro.